vediamo qual è la condizione sufficiente di differenziabilità. Siano A chiuso, G aperto, zeta 0 uguale a x con 0 più di y con 0 appartenente alla linea, e f tale che a i a z x più y appartenente alla associa z uguale a x y più di x y appartenente alla c. Se qui b hanno derivate parziali rispetto a v e a y a y. Allora, se voi vi hanno derivate parziali rispetto a x infinite in un intorno di z0, se la derivata di u rispetto a y, la derivata di u rispetto a y, la derivata di b rispetto a cosa? Se la derivata u rispetto a x, la derivata di u rispetto a y, la derivata di b rispetto a y, e la derivata di b rispetto a y sono continue in x con 0 e y con 0, e in un tal punto e in un tal punto verificano le condizioni di Cauchy-Riemann, cioè la derivata di u rispetto a x al punto x con 0 y con 0 è uguale alla derivata di b rispetto a y al punto x con 0 y con 0. La derivata di u rispetto a y al punto x con 0 y con 0 è uguale a meno la derivata rispetto a x di x con 0 y con 0. Allora u, allora f è differenziabile in z0 e risulta f di punto z0 è uguale la derivata rispetto a x di u del punto x con 0 con 0 più i la derivata rispetto a x di b del punto x con 0 con 0, che anche guarda 1 più i la derivata rispetto a y di u del punto x con 0 con 0 più i la derivata rispetto a y di b del punto x con 0.
accoppiata? Vedo ragazzi. Allora, si ha un aperto di C e Z0 un punto di A. Si F è la funzione di A in C e U la parte reale di F e B la parte immaginaria. Supponiamo che le funzioni U e B siano derivabili non soltanto del punto Z0, ma in un intorno del punto Z0. Quindi U e B a mettere l'area parziale sia rispetto a X che rispetto a Y in un intorno del punto Z0. D'accordo? Z0 è altro che punto, ma nessuno con X con 0. Stessa cosa, eh? Poi supponiamo che queste derivate parziali siano continue nel punto x con 0, y con 0. E in più supponiamo che verificano le condizioni di Cauchy Riemann nel punto x con 0, y con 0. Allora f è differenziabile nel punto z a 0. Perché è la derivata? Abbiamo visto che è questa la derivata. Si può calcolare in questo modo. D'accordo? Ragazzi, quindi nell'esempio precedente cosa che non funzionava? Che la funzione u la data parziale non erano continue nel punto 0, 0 delle serie precedenti. Allora, facciamo la dimostrazione di questo esempio. Allora ragazzi, U e B per ipotesi come sono? Hanno metto derivate parziali in un intorno del punto x con 0 y con 0 e queste derivate parziali sono continue nel punto x con 0 y con 0. Però per in virtù del teorema del differenziale totale, di parola di fatto in analisi 2, u e b sono differenziabili nel punto x con 0 y con 0. Ricordate che mentre per le funzioni sull'asse reale derivabilità e differenziabilità è la stessa cosa, per funzioni su due variabili o più variabili sono due concetti diversi, ma la differenziabilità implica le derivate parziali, non è vero il contrario. Allora, per il teorema del differenziale totale, U e B sono differenziabili in 0, 0. Cioè, scusa, sono differenziabili in x con 0 y con 0, cioè u di x y meno u di x con 0 y con 0 è uguale alla derivata rispetto a x di u del punto x con 0 y con 0 per x meno x con 0 più la derivata rispetto a y di u nel punto x con 0 y con 0 per y meno y con 0 più eta 1 xy e b di x y è uguale meno b di x con 0 y con 0 è uguale alla derivata rispetto a x di v del punto x con 0 y con 0 per x meno x con 0 più
la derivata di v rispetto a y nel punto x con 0 più y con 0 e y meno y con 0 più eta 2 di x e y, questo per ogni x e y appartenente a, dove chi sono le funzioni eta 1 e eta 2? Sono due funzioni che tendono a 0 quando x con 0 y con 0, quando x y tende a x con 0 y con 0, ma tendono a 0 più velocemente di che cosa? Della distanza di x y da x con 0 y con 0, cioè tali che con il limite per x y che tende a x con 0 y con 0 di eta 1 di x y, la norma di x y meno, terminare in questo simbolo, x con 0, y con 0, è uguale a 0, è uguale al limite per x e y, che tende a x con 0, y con 0, di eta 2, di x y, modulo di x y, x con 0. E questo non è altro che il modulo del campo complesso, eh? Cioè la norma R4. Con eta 1 ed eta 2 di A in R, tali che vedi fino a questa proprietà. E cosa dobbiamo far vedere? Dobbiamo far vedere che la funzione è differenziabile in z a 0, quindi dobbiamo calcolarci il limite del rapporto incrementale f di z meno f di z a 0 fratto z meno z a 0. X più V di X, quindi lo succede come U di X qui di X meno U di X con 0 più Y con 0 meno U di X con 0 più Y con 0 tra X U di Y meno X con 0 meno Y. Qua invece c'è z che tende a 0 a 0, scrive la stessa cosa, x y tende a x con 0 y con 0. D'accordo? Adesso ragazzi, andiamo a vedere chi è u di x y meno u di x con 0 y con 0. La differenza di quei due termini rimpiazzo questa quantità che ho calcolato prima. Quindi viene il limite per x y che tende a x con 0 più y con 0. Invece un x che è questo? Viene in virtù di questa uguaglianza viene la derivata
rispetto a x di u del punto x con 0 y con 0 per x meno x con 0 più la derivata rispetto a y u del punto x con 0 y con 0 per y con 0 y con 0 vedo u fratto x meno x con 0 più y con 0. Cosa mi resta ancora? Mi resta eta 1, d'accordo? Ragazzi, metto qua sotto più eta 1 xy tra x meno x con 0 più y con 0. Considero quest'altra differenza i b di xy meno i b di x con 0 y con 0, qui sta più qui più i b di xy meno b di xy con 0 b di x con 0 y con 0 lo valuto in questo modo, d'accordo? Quindi viene più i la derivata rispetto a x di b del punto x con 0 y con 0 per x meno x con 0 più la derivata rispetto a y con 0 del punto x con 0 y con 0 per y con meno y con 0 fratto x meno x con 0 più y con meno y con 0 più eta 2 di x y fratto x meno x con 0 più t y meno y con 0. D'accordo? Ragazzi, a questo punto, quindi abbiamo usato fino adesso la prima condizione, che le radi di u e b sono continue in x con 0, y con 0, per scrivere questo che abbiamo usato, d'accordo? Adesso usiamo le condizioni di Cauchy-Riemann. Cosa facciamo, ragazzi? Rimpiazziamo i termini che sono derivati rispetto a y con i termini che sono derivati rispetto a x. Facciamo così, ragazzi. Allora, qua sta la derivata di u rispetto a y. La derivata di u rispetto a y del punto x con 0 y con 0, questo c'è come la derivata meno la derivata rispetto a x di b del punto x con 0 y con 0. Trovate? Quindi, ragazzi, non mi fate, io vi aspetto. Come se volete ricopiare, ma io mi vado a ricopiare e sostituisco qua brutalmente, d'accordo? Alla derivata di u rispetto a y del punto x con 0 y con 0 sostituisco meno la derivata rispetto a x di v del punto x con 0 y con 0, d'accordo? E qui ho la derivata di b rispetto a y nel punto x con 0 y con 0, sostituisco la derivata di u rispetto a x nel punto x con 0 y con 0. Se volete ricopiare gli aspetti, se volete ricopiare questo, ho usato qui le condizioni di Cauchy-Riemann. Ho fatto, se volete un cerchietto, significa la sostituzione, se volete ricopiare tutto. Scusate, qua ci sta una i,
Ragazzi, qua ci manco la i. Ce n'è sta due. Allora, come sta rischiando tutto questo? Poi ce lo scriviamo. Ragazzi, guardate una cosa. Avete copiato, ragazzi? Posso andare avanti? Allora, vedete questo termine qui e questo termine qui. Vedete in evidenza la derivata di u rispetto a x nel punto x con 0 e y con 0. Nel primo e l'ultimo termine. Quindi cosa viene? Viene la derivata rispetto a x nel punto x con 0 più y con 0. Cosa avete? X meno y con 0 più i y meno y con 0. D'accordo? Primo e ultimo termine sono segnato. Adesso lo segniamo il secondo e il terzo. Mettiamo in realtà questa pure, questa punta dice questo qua. Più teta 1 xy fratto x meno x con 0 più x meno y con 0 più i. Ragazzi, mettete in evidenza tra il secondo e il terzo termine, allevato in b rispetto a x, e punto x con 0 y con 0. Mettete in evidenza i allevato in b rispetto a x. Cosa resta? X meno x con 0 più b più x con 0 più x con 0 fratto x meno x con 0 più b più x con 0 più x con 0. Ragazzi, guardate, nel secondo e terzo termine ho messo in evidenza i che moltiplica la derivata di b rispetto a x nel punto x con 0 y con 0. Cosa resta? Quando faccio i per questo viene i per x meno x con 0, che è quello che sta lì, vedete? Poi i per i fa meno 1, meno x con, quindi è meno 1 che moltiplica y meno y con 0, è proprio quello che sta lì, il secondo termine. Lo trovate? Tutti quanti? Più i eta 2 il punto di x y fratto x meno x con 0 più y meno y con 0. D'accordo? Ragazzi, questo l'ho semplificato. Questo l'ho semplificato. Quando x y tende x con 0 y con 0, questa è costante e non si muove. Questo abbiamo visto che tende a 0. Quindi la parte reale di questa funzione tende alla derivata rispetto a x del punto x con 0 y con 0. La parte immaginaria, questa è costante e non si muove. Questo tende a 0. Quindi la parte immaginaria tende alla derivata di b rispetto a x del punto x con 0 y con 0. Allora potete dire la funzione ammette limite. E chi è il limite? Il limite della parte reale più il limite della parte immaginaria. Più i per i della parte immaginaria. Quindi questo limite è uguale alla derivata rispetto a x di u nel punto x con 0 y con 0 più i la derivata rispetto a x di b nel punto x con 0. D'accordo? E quindi avete ottenuto questa prima uguaglianza. La seconda come la ottenete? Usate le formule di Cauchy-Riemann, rimpiazzate e ottenete quest'altra. D'accordo?
quindi sostituite queste con queste due. Mettete gli altri. Possiamo lasciare, ragazzi? Cancellare questo, copiato. Posso cancellare questo? Ragazzi, consideriamo la funzione che a z appartenente a c associa z a 4. D'accordo? Noi già sappiamo che questa funzione è derivabile. Perché? L'abbiamo visto prima. Perché la funzione z è derivabile. D'accordo? Quindi la funzione z è derivabile, quindi z a 4 il prodotto di due funzioni derivabili e derivabili. Per fare la derivata potete applicare la formula di derivazione di un prodotto. Già lo sappiamo questo. Vediamolo però un'altra volta usando questo metodo. Allora, la parte reale chi è? Chi è la parte reale di questa funzione? X quadrato. La parte immaginaria è d'accordo? Queste funzioni sono definite su tutto R quadro e sono di classe C infinito. L'unica cosa che dobbiamo vedere è se verifica le condizioni di Cauchy-Riemann. Quando fa la derivata rispetto a x di u e punto x di y, questa è 2x. D'accordo? Quando fa la derivata di v rispetto a u e punto x di y, 2x. E quindi sono uguali. Questa prima condizione di Cauchy rimane verificata. La seconda condizione, la derivata di u rispetto a u, cioè punto x y quant'è? Meno 2y. La derivata di v rispetto a x e punto x y quant'è? 2y. Quindi questo è proprio uguale a meno quindi le condizioni di Cauchy-Riemann sono verificate, quindi questa funzione è differenziabile in tutto il campo complesso, che sono questa condizione verificata in tutto il campo complesso. E chi è la derivata? Sono di quelle formule a cui è la derivata. Avete che f di u di z è questa, la prima formula, la derivata di u rispetto a x, chi è? 2x.
più b, la derivata di b rispetto a x, che è 2y. Uguale due volte x più y uguale due volte z. Ragazzi, era inutile fare tutto questo procedimento perché dobbiamo applicare direttamente le regole, fare la derivata di un prodotto. Dobbiamo rifarti per applicare questo. D'accordo? Un altro esempio. Posso cancellare? Quindi ragazzi, vedi, calcolare le derivate di una funzione complessa riduce a calcolare delle derivate parziali, semplicemente. Posso? Quali sono funzioni di classe C infinito, quindi siamo tranquilli sulla prima parte, d'accordo? Adesso sono verificare con se cosci riman. Avete che la derivata rispetto a x, il relativo rispetto a x del punto xy è uguale a 2x. La derivata rispetto a y di u del punto xy è uguale a 2y. Quindi cosa deve essere? Deve essere la derivata rispetto a x, essere 2x deve essere uguale alla derivata di b rispetto a y, quindi la derivata di b rispetto a y è 0, perché b la funzione è costantemente uguale a 0, d'accordo? E poi la derivata di u rispetto a y, 2y, deve essere uguale a meno la derivata di b rispetto a x, ma b è uguale a 0, quindi 0 questa derivata, d'accordo? Quindi siamo venuti a scrivere di x y è uguale a 0, 0. Quindi questa funzione del punto 0, 0 è differenziabile perché abbiamo la condizione sufficiente e non è differenziabile in nessun altro punto del piano perché in virtù della condizione necessaria, d'accordo? Quindi abbiamo che differenziabile soltanto nell'origine, d'accordo? Perché in virtù della condizione sufficiente nell'origine è differenziabile, in tutti gli altri modi non è differenziabile perché non sono verificate le condizioni di Cauchy-Riemann, che sono condizioni necessarie per la differenziabilità. E chi è la derivata, ragazzi? Chi è il primo del punto 0, 0 della formula la rispetto a x più i la rispetto a y, qui nel punto 0, 0 cosa viene? La data rispetto a x 2x più i, no, 2x è la derivata di u rispetto a x più i la derivata di b rispetto a x, d'accordo? Quindi viene 2x più i 0, 0 nel punto 0 fa 0. Ragazzi, un'altra cosa, la funzione è analitica del punto 0, 0? No,
non è analitico in punto 0 di 3. Per essere analitico in un punto, cosa si richiede? Che sia differenziabile intorno del punto. Questo è differenziabile soltanto nel punto, quindi non è analitica, è il punto 0 di 0. Altro esempio. Posso cancellare? Questa funzione, questa funzione f di z. Chi è la u? X quadro più di y. Chi è la v? Queste funzioni sono in classe c infinito su tutto r quadro, quindi la prima condizione è verificata. Vediamo se sono verificate le condizioni di Cauchy prima. Devo fare la derivata di u rispetto a x, chi è? 2x. La derivata di v rispetto a y chi è? 2y. Quindi dobbiamo risolvere essere 2x uguale 2y. Poi la derivata di u rispetto a y chi è? Y. La derivata di b rispetto a x chi è? Meno 1. Uguale meno 1. Quindi essere verificata la seconda condizione deve essere 1 opposto all'altro, quindi deve essere 1 uguale a 1 e verificata. Quindi deve essere la derivata di u rispetto a y uguale a meno la derivata di b rispetto a x. Ed è verificata. Questo lo devo scrivere. U uguale a x. Quindi la vostra funzione è differenziabile soltanto sulla bisettrice del primo e terzo quadrante. In questi punti la funzione è analitica? È analitica? Vedo un punto, non riesco a trovarlo intorno dove la funzione, per un punto su questa etica, non è che ci sono intorno di quel punto dove la funzione è differenziabile, solo sul punto, per un punto, per un intorno, qualsiasi. Dove differenziare? Non è che è differenziabile in questi intorni, è differenziabile su questo segmento, ma voi vi sapete che sia differenziabile sull'intorno. D'accordo? La funzione differenziabile, allora ragazzi, la funzione, quindi possiamo dire che f è soltanto una retta più perché per la condizione necessaria non sarà differenziabile nessun altro punto, perché non sono verificate le condizioni di Cauchy prima. Aperto
connesso, ed f è la funzione di a in c, tale che f' di z è uguale a 0 per ogni z appartenente a. Allora esiste una costante c appartenente al campo complesso, tale che f di z è uguale a c per ogni z appartenente. Se una funzione ha derivata nulla su un aperto connesso, la funzione è in costante. Esiste una costante c appartenente a campo complesso tale che f di z è uguale a c per ogni z appartenente ad A. Dimostrazione immediata, ragazzi. Sia f di z uguale a u x y più u v di x y. Che cosa abbiamo? Z che cosa uguale? F prima di z. Ma f prima di z come la posso scrivere, ragazzi? Posso scrivere usando la prima rappresentazione. S è uguale alla derivata rispetto a x u del punto x u più i la derivata rispetto a x u del punto x u. D'accordo? Sì. Usando la seconda rappresentazione, 1 su i. Viene 1 su i, quindi viene meno meno la derivata rispetto a y di u nel punto di v di u nel punto xy e più la derivata rispetto a y di v però x e y appartenenti ad A. Ragazzi, questo è uguale a 0, quindi cosa vuol dire? Quando è? Cosa vuol dire? Che questo è uguale a 0. Prendiamo solo uno complesso, questo numero complesso è il vettore nullo. Questo è uguale a 0 e questo è uguale a 0. Idem, questo è uguale a 0 e questo è uguale a 0. Questo fa i. Per ogni x e y appartenente a A rispetto a x di u, punto x di u, è uguale a x rispetto a y di u, punto x di u, è uguale a derivata rispetto a x di b, del punto x di u, è uguale a derivata rispetto a y di b, del punto x di u, è uguale. Quindi le funzioni che ho qui sono due funzioni con gradiente nullo in un aperto connesso. E quindi sono costanti quei b. E quindi la funzione f è costante. Ricordate, tanto questa è l'analisi 2, che una funzione con gradiente nullo, un aperto connesso, è costante. Quindi voi e b sono due funzioni costanti, e quindi in particolare, di conseguenza, f è una funzione costante.
Grazie, facciamo l'intervallo.